Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi siamo in una partita a Minecraft molto particolare perché è l'inizio di una nuova serie che sicuramente vi piacerà. Andiamo subito a creare un nuovo mondo e non vi anticipo ancora niente e quindi mettiamo bla. Ecco, ho già iniziato a sbagliare. La modalità sarà estrema e non ci interesseranno le altre opzioni del mondo, quindi creiamo un nuovo mondo. Adesso, come vedrete, inizierete forse a capire un pochino i cambiamenti che ho effettuato al mio Minecraft. Ed eccoci quindi nella nuova serie di Minecraft. Un paesaggio veramente mozzafiato e speriamo che lo sia anche il gameplay. Sto lavorando con la shader mod e non ricordo la versione, ve la metterò comunque in sovraimpressione e quindi iniziamo la nostra avventura con questo paesaggio veramente bello. Questa mod ci permette proprio un realismo veramente perfetto e molto molto bella per Minecraft. E quindi la prima cosa da fare è sicuramente quella di rimediarci del legno in modo da iniziare la nostra avventura. Una cosa bellissima è quella che seguirò i vostri commenti, i vostri suggerimenti e in modo da creare voi questa avventura insieme. Ci posteremo poi degli obiettivi durante tutto quanto il nostro percorso fino a che poi non moriamo e il mondo verrà automaticamente eliminato, perché la modalità estrema è così. Dal momento in cui moriamo, purtroppo, il mondo si elimina. Ok, iniziamo già con i primi problemi di Minecraft, che sono proprio quelli del salto, per arrampicarsi, per togliere fino all'ultimo pezzetto di tronco. E poi, dopo aver raccolto un po' di legno, iniziamo a viaggiare e a vedere un bel posticino dove farci il primo riparo. Sinceramente parlando non ricordavo tutta questa lentezza nel distruggere il legno, so che lo sto facendo con le mani, però comunque siamo molto molto lenti. E dopo aver nerdato per ben 5 minuti, aver raccolto 64 pezzi di legno più uno, e dopo aver disboscato mezzo bosco, io direi che si è fatta lana certa e quindi di andare a trovarci anche un riparo, perché vi ricordo che al calar del sole, che praticamente sta lì, quindi non manca tantissimo, arrivano i mostri e noi un mezzo riparo diciamo che ce lo dobbiamo fare. E andiamo quindi alla ricerca anche di magari un letto o comunque qualcosa per passare la notte, perché la prima notte diciamo che non la vorrei passare ad aspettare che il sole sorge. Questi che sono pomodori? No, sono rosai, perfetto, non servono a niente. Qui foresta, c'è tanto legno, materia prima importantissima, infatti ne ho preso veramente tanto. E poi sono 64 pezzi di legno grezzo che si trasformeranno penso in 4 stack di legno lavorato e quindi utile per tante cose. Ho sentito una pecora, se non sbaglio, una grande visuale con questi alberi, non vedo niente, eccola lì, cioè, sta sopra, ma non è possibile. Wow, andiamo subito quindi. Facciamo il Tarzan della situazione. Ecco. Non sono durato molto. E la prima pecorella ce la facciamo subito fuori. Ne manca un'altra e poi le altre le lasciamo in pace. Eccoti, ok. Dopo aver disboscato un'intera foresta e aver ucciso due pecore, io penso che si è fatta una certa veramente, anche perché il sole sta tramontando sempre di più e io non ho ancora una dimora per passare la notte in santa pace. Prendiamo la rosa, importantissima per la sopravvivenza. Oh, uno scorcio bellissimo di una montagna. Oh, finalmente la foresta finisce e c'è vita, quindi esiste qualcosa di diverso da questi alberi. Bello questo colore, mi piace.
Ci riempiamo già l'inventario di schifezze che poi butteremo. Perfetto. Il sole sta tramontando, bellissimo il paesaggio, però a noi non ce ne frega niente perché dobbiamo andare via. Lava, perfetto, spero di non incontrarla mai dal vero, dal vicino. E guardate se casco, ecco, ok. Perfetto, questo è il posto sbagliato. Già qua c'è ombra, quindi rischiamo già di incontrare mostri. Quindi cosa fare, ragazzi? Camminiamo un altro po'. Ecco, mannaggia, miseria, meno male che c'è lo shift a guardarlo. Ok, bello, bello, ancora foresta, perfetto. Cioè, praticamente è solo foresta questa mappa. E cerchiamo di cadere e non farci troppo male. Tanto sarà una cosa impossibile. E invece no. E invece è possibile. Ecco qui, perfetto, la notte e noi non abbiamo ancora niente. Sono molto contento per questo. Saliamo al volo la montagna, ci facciamo anche un buco da 2x2, perché altrimenti saremo carne viva per i mostri e non mi va. Mannaggia questi alberi, che poi si muovono pure, quindi mi fanno venire mal di mare se li guardo. Perfetto, qui mi piace. Mi sono fatto anche male, però mi piace. Molto molto velocemente ci facciamo un banco da lavoro. Praticamente noi siamo adesso mannaggia. Non ci sono ancora mostri, ragazzi. Ah no, invece quelli là i mostri, perfetto. Sentite, io mi chiudo dentro. Forse no. Però ho paura. Ah, abbiamo paura del carbone. Ok, quindi ci facciamo subito una torcia. Assolutamente. In modo da illuminarci. Che bellissima questa cosa, che quando tengo in mano la torcia si illumina tutto. Un cavolo di letto. Perfetto, servivano 3 pezzi di lana, io ne ho presi 2. Quindi la notte la passeremo così, a scavare nel nulla. Qui ho già sbagliato. Ciao. E cosa facciamo? Intanto scaviamo un po' di carbone che è qui nelle vicinanze. E già che ci so, mi faccio un piccone in pietra. Sono un bel po' disorganizzato ancora. E dopo aver spaccato ben 2 picconi di pietra e aver ucciso mezza montagna, peggio delle macchine che su D-Max ci fanno vedere, io ho completato, mi sono rifatto l'inventario costruendomi un altro piccone, una pala di pietra, un'ascia e una spada, in modo da anche difenderci. E ho fame, non ho niente e non so se fuori sia giorno o notte, vediamo subito. È l'alba, quindi se non sento rumori strani. No, alba è un cavolo, era la luna che faceva l'illuminazione. Ecco, mi sembra che stia sorgendo il sole. Scusate, ma sto mangiando, perché appunto Minecraft richiede energie anche nella vita reale. Allora, ecco la foschia della prima mattina. C'è anche un bellissimo scheletro. E quindi possiamo andare, proseguire. Ecco, prende fuoco, quindi andiamo via. Ok, altro carbone. Io direi di iniziarlo a prendere, perché il carbone, così come il legno,
è una materia che ci servirà sempre. Io mi dico sempre che anche se si ha uno stack di diamanti ma non si ha del legno e un carbone, la sopravvivenza diventa molto difficile. E ecco pecore, pecore che mi servono. Sono prima come uno scemo, non ho preso pecore abbastanza per farmi un letto e ho dovuto trascorrere tutta quanta la notte a scavare, però comunque non è stato niente male perché mi sono rifatto l'inventario. E scusate voi, ma vi devo uccidere con la speranza che mi diate qualcosa di buono. Oh, guardate quante belle. Poi faremo anche magari un allevamento di polli, che sono fissato io con gli allevamenti. Sono fissato con tutte quelle cose che con il tempo mi producono qualcosa. L'acqua bellissima in questa mod. Ma è tutto bello, eh? Tutto bello veramente. I paesaggi sono veramente belli e creano un'atmosfera altrettanto interessante. Mi devo ricordare che comunque ho una coscienza e tra poco inizierò a morire di fame. Quindi ecco, se magari evito di morire come un cretino. Ecco, ok, ci fermiamo un attimo qui, vicino a queste zucche. Magari se con l'ascia, ecco. Zucche che sono rare, ma io le ho trovate subito. Perfetto, il sole sta tramontando. Bene, quindi ci scaviamo proprio al volo una casetta per passare la notte. Io mi chiudo dentro, mi barrico dentro. Intanto questa notte passerà molto in fretta perché ho il letto. Scrivete qui sotto un commento e ditemi cosa dovrò fare. I commenti li prenderò in considerazione, li metterò nei prossimi diciamo episodi. E quindi per questo episodio è tutto. Buonanotte. E ci vediamo quindi al prossimo episodio. Mi raccomando, lascia un like.